io ho sofferto molto, purtroppo, la morte di mio babbo in piena adolescenza, e questa cosa mi ha macchiato tanto proprio nel pensiero di padre, perché mi sono trovato veramente un po' spiazzato, no? Solo in certi momenti, in certe scelte, perché mio babbo era per me un vero punto di riferimento, quello che comunque mi ha sempre appoggiato nel mio sogno motociclistico, e di punto in bianco un giorno me lo sono perso. E questa cosa non l'ho gestita diversamente che dire: ho bisogno di vedermi mio figlio crescere. Le motivazioni mi portavano verso quella direzione, le priorità erano assolutamente quelle, non erano più quelle di stare lontano da casa, di